Dark Souls è sempre stato famoso per il livello di sfida molto alto che offre ai giocatori. Soprattutto alcuni boss si rivelano veri e propri scogli dove il nostro non morto prescelto si schianta rovinosamente. E oggi voglio parlare di loro, illustrandovi la mia personale classifica dei 5 boss più difficili nel mondo di Dark Souls 3, vista la mia recente esperienza con il titolo. Ovviamente questa classifica è piena di spoiler, quindi se non avete giocato il titolo e non volete rovinarvi la vostra esperienza, magari non guardate questo video, guardatevene altri, tanto sul canale ce ne sono 1 milione. Ma bando alle ciance, iniziamo! Aldrich, il divoratore degli dei, una battaglia spettacolare contro il Lord Rizzoni che infesta le antiche sale di Anor'Londo. Boss non particolarmente difficile, ma sa essere molto fastidioso. I suoi attacchi magici, se vanno a segno, possono essere micidiali. Per non parlare della pioggia di frecce che è davvero scocciante. In New Game l'ho sconfitto con un'abbondante dose di culo al primo tentativo, ma in New Game Plus mi ha fatto sprecare un bel po' di braci. Gundyr il campione, più forte, più veloce e più cattivo del giudice. In New Game Plus credevo fosse imbattibile, ma anche New Game mi ha dato grossi problemi. E meno male che non si trasforma! Di sicuro non è impossibile, ma è molto rognoso, soprattutto se si è avidi di attacchi. L'anima di Tizzoni, boss finale del gioco, ma non il più forte. Senza dubbio è quello dal moveset più variegato, dato che padroneggia benissimo tutte le classi in maniera devastante. Possiamo definire questa boss fight come un enorme PvP contro un avversario di livello immensamente più alto del nostro. In New Game Plus mi ha arato più e più volte. Il re senza nome. Il principale nemico di questa boss fight non è né il cavaliere né la viverna, bensì la telecamera. Nella prima fase del combattimento, la mole della viverna e i suoi continui movimenti faranno impazzire la telecamera, così da farci perdere il lock sul nemico e spesso essere colpiti. E questo boss non è che sia proprio delicato, e una volta ucciso il suo draghetto, il re, palesemente incazzato, vi comincerà a guardare molto male e poi mi si scaglierà contro. Molto veloce e molto potente, vi concederà pochissimo tempo per attaccarlo o curarvi. Soprattutto con lui non siate avari di attacchi o vi punirà. E come se vi punirà? Frida o Elfrida ruba il posto al re senza nome, la nuova arrivata. L'ultima boss fight del DLC Ashes of Ariandel. Non solo incredibilmente forte, ma molto veloce. La prima fase non è neanche molto difficile e con la giusta calma la barra vitale di Elfrida arriverà a zero, per poi ricaricarsi del tutto nella seconda fase. Un caos di fuoco e ghiaccio vi metterà duramente alla prova. I boss saranno due, Padre Ariandel e Frida, ma per fortuna la barra vitale è una sola e con tanta pazienza e tante estus porterete a casa la vittoria e una bella lastra di titanite. Ma siete degli illusi a pensare di aver finito. Quella brava donna si rialzerà ancora e saranno uccelli senza zucchero per tutti. Frida e la fiamma nera ci mostra la sua vera potenza, con attacchi capaci di shottare anche il più resistente. Se siete arrivati a questo punto con abbastanza fiasche, giocatevela e state molto attenti. In caso contrario, buona fortuna, ne avrete bisogno. Bene ragazzi, questa era la mia personalissima classifica dei 5 boss più difficili attualmente di Dark Souls 3, aspettando logicamente il prossimo DLC. Questa classifica è stilata in base alla mia esperienza in due run, ovvero New Game e New Game Plus. Logicamente ora sono a 7 run, quindi bene o male me la cavo con tutti e trovo davvero poche difficoltà. Però questi qua sono quelli che mi sono rimasti più impressi e che mi hanno dato più rogne nei primi due viaggi che ho intrapreso nel mondo di Dark Souls 3. Logicamente fatemi sapere con un commento qua sotto, in base logicamente alla vostra esperienza, qual è il boss più difficile affrontato in Dark Souls 3 e magari stilatemi anche una piccola classifica. Io quindi vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video. Pace a tutti, ciao!